Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ciao a tutti! Oggi facciamo un video di carte Pokémon in una box. Unboxing! Unboxing, perché? Perché che? Perché unboxing in inglese significa se spacchetta. Perché fa più figo l'inglese, capito? È così. Quindi noi spacchettiamo i Pokémon. Tu devi dire qualcosa, ballo di caffa? No, lui questa come sempre c'ha la gioia. C'ha la gioia di vivere lui, sì. Sì. Adesso è arrabbiato. È arrabbiato perché che cosa è successo che si è arrabbiato? Aspetta, non ti si vede, vieni qua. Perché si è arrabbiato? Raccontalo ai nostri amici. Perché io volevo mangiare le patatine. Volevi mangiare le patatine. E mamma che ti ha detto? No. Ma perché? Che ore sono? Sono le 7 e. Sono le 7 e 20. No. 7? Ah no, sono le 7? Le 7 e. Sono 12. Le 7 e 12, regà, perché altrimenti ecco. Se continuiamo così si fanno le 8 del mattino. E sono le 7 e 12 di sera, quindi un quarto d'ora e preparo la cena, quindi direi che le patatine possono aspettare. Quindi non perdiamo in ciancere, in chiacchiere e proseguiamo con lo spacchettamento, tu no. Quindi andiamo. Andiamo, e la carta di oggi è Squirtle. Bravissima, è la tartarughina simpatica. Allora, questi sono i codici. Sempre delle Pokémon Go. E procediamo. Allora, questa sarà la terza spilla che mi metterò sul giacchetto a jeans. Ho buttato tutto. Ha buttato tutto. Lui di che non volevi, cioè voglio dire, ci sono... persone che apprezzano, ma facciamo vedere tutti insieme. Sì, noi facciamo vedere. Allora, questa io è la spilla della tartaruga più simpatica dei Pokémon. Questo è Bulbasaur. Vedi, metti a posto le patatine che mo si cena. Ti ascolta. E ci manca quella di Charmander. Perché già no. Ce l'ho di là, quindi poi ve le facciamo vedere. No. Vi faccio un breve short per farvelo vedere. Sta facendo il birichino, vero? Sì. Federico, ti senti male se poi non mangi? Guarda, no, testimoni tutti loro che ci stanno a guardare. Picnic. No, il picnic. Allora, questo è l'altro codice. Pokémon, sto facendo un codice sconto. Lo so, non ce l'ho. Breve data, permetti. E questo è la tartarughina con un pacco regalo. Tutta bella olografica. Ah, no, non è olografica, è metallizzata. Molto carina, molto caruccetta. Quindi tre questo pacchetti. È mio. Ma puoi dire che tu di solito sei più fortunata? Amore, ma tanto vanno a finire sempre a te. Però le voglio trovare io, è più soddisfacente. Lo so, che cosa devi fare. Però pensa che a me non si apre, ecco. Pensa alla gioia. Mattia! No, stavo scherzando. Ah, beh. Codice e procediamo con una bella Eevee, la volpina tenerella, quanta carina. Poi ci sta l'uccello indiano, questo è l'uccello indiano. È andato quell'altro, è andato via con le patatine, col malvagio. La scimmia su un palo. Questo il ratto mamma, gigante. Guarda, ma all'inizio. Lo vedi? Perché si stanno a ritrovare tutti i doppioni, raga. Questa è la lucertola. Dove sono le carte? Cioè, abbiamo fatto un altro video prima. Ve lo confesso. E c'ho la seconda fase. Ve lo confesso. Questa innanzitutto è la lucertola. Adesso mi serve collaborazione con la... solamente che ho trovato un'altra bu. No, la vostra. Allora, guardate un po' che c'è. Adesso la tartaruga! Adesso Blastoise, che sarebbe l'evoluzione di Squirtle in, come si chiama quell'altro?
Shapam. No, non credo sia così. Vabbè, comunque c'ho due cannoni laser, pure quell'altro. Pancino blu. E adesso lo rintracciamo. Stiamo lavorando per voi. Quindi eccoli qua. Mamma, c'è base. È tipo il terzo. Aspetta. Che trovo. Base. Fase 1 e fase 2. Ragazzi, pure metallizzato, che figata. Ci piace. Questa che cos'è? Oscurità. Hai digerito qualcosa, amore? Sì. Devi dire qualcosa? Scusate. Questa è la nonna di Heidi. Questa è la nonna di Heidi. In giovane. Poi ci sta il solenoide. E poi ci sta... Questa dice, qui c'è scritto un cubo di radice di uova, ma a me invece mi pare una centrifuga. Mo, ditemi che non è così. Ma è tipo il terzo che trovo di questa casa. Questi... Però sono tutte... Diverse. Ecco. Accontentiamoci, ragazzi, la V di Mewtwo, il gatto spelacchiato, perché questo il Mewtwo, è il gatto quello senza peli, è lui. Quindi questo è il terzo che troviamo, però in pose diverse, perché siccome è un gatto un po' sciantoso, vanitoso, lui cambia di posa. Allora, questo qua è il secondo V e ce n'è un altro che è V astro. Ottimo. Poi, codice? Ino. Guarda, quel disgraziato qua, faccia finire tutte. Se non mangi stasera, guarda, testimoni loro, te faccio diventare 3,5 metri, te tiro. Vabbè. Sorcio ragno porta guadagno Pikachu che se fanno allegra passeggiata e ce l'abbiamo regia ci dia una mano abbiamo la blatta no è un coso gigante ah no c'abbiamo pure il coso ecco. Trovami il gallinaccio, ottimo ragazzi. Allora, cioè, voglio dire, base fase 1 il pinguino che diventa una gallina, perché cioè raga è una gallina, cioè, ecco perché lui era depresso, capito? Era depresso perché sapeva che la sua trasformazione era in una gallina, così, e quindi era triste. Poi eccolo qui, la blatta gigante che diventa in un vermone con tanto di artigli, ragazzi, fa abbastanza schifo. Io non ho fatto niente. Però è figa perché è tutta metallizzata, ok? Base e fase 1. Io il codice mi conservo. Poi c'è la scimmia dispettosa, quella attaccata al palo, pure questa bella metallizzata. Eccolo qui, un altro doppione, Aurora, della blatta gigante. Energia elettro? Cosa? Elettrica. No, metallo. È metallo, l'ho inventata. Mamma, non sono. Come non sono? Sono. Ma... Ah, perché una è metallizzata e una è olografica. Va bene, scusate. Questa è metallizzata così e questa è olografica qua dentro. Però nel senso, intendevo doppiona, nel senso che è la stessa. Vabbè, ma avete capito. Il codice. Poi, aspetta un attimo. Poi ci sta il dinosauro. Il dinosauro. Che ce l'abbiamo già trovato pure prima, ma è, ecco, uno è metallizzato e uno non. Sono piccoli dettagli che cambiano, che fanno la differenza. Raga, qui andiamo tutti dal dentista con questa caramella. E poi ci sta un'altra volta. Il fratello. Tartaruga con la coda. Questa è una coda gigante o sarà lo... O spara l'acqua? Spara l'acqua o la coda? E se spara l'acqua, regà, quello è da te dietro, quindi non lo so. Comunque, allora, questo è l'altro codice. Poi, hai visto già qualcosa? Sarà qualcosa di interessante? No. Allora, c'è qualcosa di interessante. Loro non hanno colto nel segno, ragazzi, allora ci sta, fase 1, fase 2 di Charmander, ok? Che diventa alla fin fine spicca nel drago! Oh, raga, oggi mi sento un po' una televenditrice, non lo so, sembra come se vedevo più qua qualcosa in vendita, non lo so.
E quindi ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo finito l'evoluzione. Ok, poi ci sta un'altra volta il sorcio, perché ci stanno troppe caramelle, lo dico io, quindi questo sta sci. Poi ci sta la tartaruga, che è un mezzo pony, mezza ciambella, mezza panza con l'ombelico, insomma una roba strana. Ci sta sempre sto sorcio gigante che si è mangiato a sorella, perché c'è, c'ha qua poco dentro, c'ha due noci. L'iguana. Poi c'è l'allenatore, che sarebbe la nonna di Heidi in giovane, però è metallizzata, ok? Perché dietro ci stanno i capretti che stanno a far ciao. Poi ci sta l'energia acqua. Dove i capretti? Che stanno a prendere le naglie. Poi ci sta l'altro allenatore, che si pettina con le bombe a mano in testa, che c'ha tutti i schioppettini. Poi ci sta lo zucchero filato. Eccoci qua. Quindi ragazzuoli, io direi che con questo è tutto. E anche questo video. Mamma, Federico sta facendo il monello. Federico sta facendo il monello. E anche con questo video abbiamo trovato una bella V e delle belle evoluzioni. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per non perdervi i prossimi video. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.